invito a prendere posto qui al tavolo Rosario Forlenza per presentare il suo testo che ha per titolo Situazioni limite e politica della trascendenza. Prego, 20 minuti. Grazie. Eccomi. Ok, va bene, sì. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, è davvero un privilegio oltre che un piacere essere qua e per questo ringrazio Silvio Pons, la Fondazione Gramsci, Leonardo Rapone per aver letto il paper e tutti voi. Sono certo che i vostri commenti e le vostre critiche, spero feroci, e i vostri dubbi mi aiuteranno a definire meglio la ricerca, che è davvero un work in progress. Questo non è una, come dire, una formula di rito. Ho lavorato per anni su altri temi, altri periodi della storia d'Italia, della storia d'Europa, e più di recente ho iniziato a occuparmi di fascismo e delle origini del fascismo. In particolare vi dico alcuni elementi per poter contestualizzare il lavoro. Sto lavorando con Harald Vidra dell'Università di Cambridge su un progetto più ampio che si intitola The Totalitarian Experiences in Russia, Italy and Germany, Transgressions and Transcendence. Ritornerò su questi due termini. E questo paper appartiene, diciamo, a questo lavoro. Io e Harald abbiamo quasi finito un articolo, stiamo pensando a un libro, un book proposal. Harald verrà qua tra qualche settimana, purtroppo non può essere nel cyberspace oggi perché ha lezione a Cambridge, ma insomma vi ringrazio perché chiaramente le critiche, i vostri primi reazioni a questo paper ci aiuteranno certo a lavorare meglio. Ora è una ancora piccola premessa, e ovviamente proprio per questa ragione questo paper di oggi è stato pensato e scritto in inglese, o meglio in anglo-italiano meridionale, va? E per cui alcuni dei termini che ora traduco, insomma la traduzione è un po' forse imprecisa o sloppy, come dire. Comunque, qual è l'idea qui? L'idea è di affrontare il fascismo, le origini del fascismo, da un punto di vista di antropologia politica, dei fondamenti antropologici della politica. Quando dico antropologia non mi riferisco alla microstoria oppure alla ricostruzione di ordinary lives in extraordinary times, ma che è pure un aspetto importante che ho esaminato in alcuni dei miei lavori precedenti, in particolare un articolo pubblicato l'anno scorso da The American Historical Review, ma dei livelli, degli strati simbolici profondi che stanno al di sotto e al di là della dimensione istituzionale, amministrativa, strutturale e visibile della politica. Nella tradizione intellettuale iniziata da Nietzsche col metodo genealogico e da Wilhelm Dilthey con la riflessione nell'esperienza, i lavori di Max Weber, Eric Veglin, Michel Foucault, Norbert Elias e Claude Lefort ci insegnano che la costituzione di un soggetto politico, collettivo e individuale, avviene attraverso le esperienze e le conseguenti trasformazioni nella coscienza. Questo è chiaramente il classico studio di Max Weber sull'etica protestante e l'origine del capitalismo, di Elias sulla società di corte, di Eric Veglin sulla rivolta gnostica come causa primaria della modernità e di Foucault sul controllo sociale. Questi sono, diciamo, questo significa antropologia politica. Allora, transgressions and transcendence, qui dirò trasgressione e trascendenza, che sono i poli della riflessione, gli elementi principali di questo paper e del nostro lavoro, nostro, mio e di Harald ovviamente, e che consideriamo come caratteristiche antropologiche permanenti, che al di là delle contingenze storiche appunto rimangono permanenti e che il fascismo spinse all'estremo.
In questo paper distingo dal punto di vista analitico le esperienze di trasgressione dalle aspettative di trascendenza, ma l'argomento principale è che il fascismo fondò la sua legittimità politica e giustificò la sua autorità nella esperienza di vivere attraverso le trasgressioni. Con trasgressione o transgressions o transgressive acts non mi riferisco solo alla dissoluzione delle strutture politiche, alla scomparsa dei repères de certitude, come direbbe Claude Lefort, i significati e i valori che sorreggono una comunità politica. Transgressions significa e implica il collasso e la riformulazione radicale dei valori spirituali e morali. Transgressions significa e implica soprattutto la distruzione di tutti i limiti, l'oltrepassare di tutti i limiti, di abbatterli completamente. E dunque le origini del fascismo non possono essere comprese senza una serie di enormi trasgressioni nel mondo immanente. La guerra e tutto quello che segue, che sia o no guerra civile, come ci ha detto Giulio Albanese prima, poi lo vedremo, che spinsero la società ai limiti in una situazione che Carl Jaspers direbbe di Grenz situazione, di limit situation. È stato già detto, la Grande Guerra fu evidentemente un momento cardine in cui la società e lo Stato e gli individui subirono una serie di trasgressioni e la fine della guerra però non portò la pace alla società italiana perché la smobilitazione del fronte coincise con la disillusione, con il fiorire di domande di radicale trasformazione sociale e economica e anche con il collasso morale dell'autorità. La stessa presa del potere del fascismo avvenne attraverso una serie di radicali e violente trasgressioni di limiti e confini. La marcia su Roma dal punto di vista di antropologia politica è una vera e propria trasgressione e credo che su questo ci sarebbe ancora molto da dire. Il punto fondamentale è che la crisi dell'ordine sociale e politico e la crisi morale e spirituale vennero accompagnati da visioni drammaticamente attraenti di futuri radiosi che potessero trascendere le esperienze trasgressive. E quindi gli italiani e le italiane videro crollare i valori e le forme dell'autorità politica fino al punto da poter essere catturati da nuove visioni della realtà e del futuro, anche se si trattava, forse proprio perché si trattava di visioni fantastiche, irrazionali o utopiche. E l'innovazione del fascismo fu di trasformare una comunità umana confusa e sradicata, uprooted, in una nuova forma politica, fu di puntare su una immaginazione politica che prometteva la trascendenza delle fratture, delle divisioni, delle trasgressioni. E quindi siamo a trascendenza qui, che evidentemente non è una categoria religiosa o metafisica o sovrastorica, è il superamento, transcending, overcoming, delle fratture e delle trasgressioni della società. Allora, Claude Lefort e William Connolly hanno sostenuto che la ricerca della trascendenza compensa per le fratture nell'identità, per la insicurezza e incertezza esistenziale causata dalle crisi politiche o anche quelle del potere disciplinari. Più grandi e più profonde sono le fratture dentro le gerarchie dei valori e delle strutture politiche, quello che accade tra la fine con la Prima Guerra Mondiale e quello che avvenne dopo, più forte il disegno di trascendere queste fratture con l'immaginazione politica, con diversi tentativi di ingegneria sociale. E quindi, ecco, la legittimità politica del fascismo si basava su cornici trascendenti, ora ne dirò qualcuna, costruita e che nascevano da queste fratture e divisioni. Nel paper prendo in esame due aspetti della politica della trascendenza. Uno è trascendere l'individuo e un altro è trascendere il tempo. Ce ne sarebbe un terzo, che è trascendere il body politic nel corpo del capo, nell'autorità, nel culto della personalità. Andremo nel discorso sulla charismatic authority, sull'autorità carismatica, sull'applicazione del concetto di carisma a Mussolini, che secondo me è devastante e molto problematico, ma insomma ora mi occupo dei due aspetti che dicevo prima, trascendere l'individuo e trascendere il tempo. Allora il primo,
l'energia dinamica, diciamo così, del fascismo dipese non soltanto dalla leadership, dalla ideologia, da ragioni socio-economiche, dalla violenza, chiaramente tutti elementi importanti, ma soprattutto da un'immaginazione politica basata in larga parte sulla visione della comunità degli italiani come nazione. I momenti di incertezza non erano solo sociale e politica, ma anche esistenziale del dopoguerra, che durava dalla guerra. Il fascismo prometteva agli italiani di guarire le ferite, trascendere le divisioni della guerra civile o di ricomprenderle in una nuova unità comunità. L'obiettivo del fascismo era di fare di elevare ogni italiano a, e sto citando qui dalla voce fascismo dell'enciclopedia Treccani, elevare ogni italiano a membro consapevole di una società spirituale che trascende l'individuo particolare. La creazione di questa comunità era basata, insomma, su una serie di cose, ma mi concentro in particolare sull'identificazione dell'altro, di chi non apparteneva alla comunità, del nemico interno che era stato responsabile della disfatta di Caporetto, della distruzione dell'ordine sociale susseguente e che continuava a essere una minaccia alla comunità nazionale. La violenza contro il nemico interno era anche un atto di rigenerazione che serviva a purificare il corpo della comunità dalla contaminazione con il male. L'esperienza della guerra fu, l'esperienza trasgressiva, diciamo, della guerra fu fondamentale in questo transfer dall'individuo al collettivo. Tra le varie cose, il diario di guerra di Mussolini rivela come il concetto di classe diventa man mano privo di significato e viene rimpiazzato dal popolo, dalla comunità degli italiani forgiata nelle trincee, l'aristocrazia nata nelle trincee. L'io non avrebbe dovuto più dare spazio alla classe, ma avrebbe dovuto essere sussunto nel collettivo noi della patria. Sì, vedendo i diari o i resoconti, diciamo, degli squadristi, i nemici interni, i sovversivi, erano tipicamente deumanizzati, disumanizzati, animalizzati, la violenza era vista come una crociata di liberazione, di rigenerazione dalla nazione dei rossi, che erano inclini a, sto citando, lordare l'immagine dell'Italia con l'effigie del russo asiatico ebraizzato Lenin. I nemici della nazione, quindi i nemici del fascismo e del Mussolini, rappresentavano una specie di profilassi sociale che assicurava l'identità del gruppo espellendone la materia di scarto. Da questo punto di vista il fascismo non poteva fermarsi, doveva continuare a essere movimento, non poteva stabilizzarsi e creare relazioni pacifiche al suo interno, doveva sempre mantenere la società in stato di allerta, in movimento. I primi teorici dello Stato totale, da Carl Schmitt a Franz Borkenau, per non dire di capolavori come 1984 di George Orwell, identificano la permanenza della rivoluzione come un aspetto chiave del totalitarismo. L'idea di comunità nazionale era una fantasia destinata a attrarre seguaci intorno a una visione astratta e piena di vita. Allo stesso tempo, questa visione era molto forte nelle pratiche quotidiane, che si basavano essenzialmente sulla logica sacrificale e del capro espiatorio. La logica sacrificale era profondamente radicata nella presentazione dei fascisti, che i fascisti facevano di sé, the self-presentation, come rappresentanti della sofferenza e dell'umiliazione del popolo italiano nella guerra mondiale. Il secondo aspetto della trascendenza, che citavo prima, era quello del tempo e della temporalità, su cui negli ultimi tempi si sta scrivendo tanto, insomma, non soltanto per il fascismo, con l'idea che, insomma, appunto, non si trattò soltanto di una rivoluzione sociale o politica, ma anche di una rivoluzione temporale. Con l'idea di trascendere dal tempo ordinario, di rompere dal tempo ordinario, il fascismo tentò di canalizzare, diciamo così, il caos del mondo moderno e l'ansietà della vita in una nuova era di perfezione e salvezza. Il fine ultimo di questa opera, lavoro sul tempo, come dire, era di mantenere gli individui off balance, costantemente off balance, di scardinarli, di scaricarli dalle certezze tradizionali, dalle relazioni con gli altri e dalla partecipazione nella vita ordinaria. Partecipazione è un concetto che
è fondamentale in antropologia politica e che purtroppo è molto poco frequentato dagli storici, perché permetterebbe, tra le tante cose, di capire molto di più, credo, del nazionalismo. Participation in a broader entity, come direbbe Levi-Brull e altri antropologi. L'esperienza totalitaria del tempo doveva cancellare il vecchio sé per creare il nuovo sé fascista, The Making of the Fascist Self, libro di Mabel Berezin, mantenendolo in uno stato costante di fluidità e ambivalenza, in uno stato di permanente liminalità, senza limiti, così da rendere gli individui creature facilmente manipolabili e, come dire, da usare per guidarli verso gli obiettivi stessi del regime. Fuoriuscire dal tempo ordinario, rompere con il tempo ordinario, significava proiettare gli individui e la comunità, sto ancora citando dalla voce fascismo dell'Enciclopedia Italiana, in una vita più alta e libera dai limiti di tempo e di spazio. La rivoluzione temporale del fascismo fu ambivalente e paradossale, perché the horizons of expectations, gli orizzonti di aspettativa, per dirla con Koselleck, del futuro e l'avvento di una nuova era erano radicati nella scoperta delle origini, una riscoperta del passato che era evidentemente un passato mitico e trasfigurato. Non era solo necessario purificare il corpo della nazione con l'eliminazione dei nemici, ma la purificazione doveva investire anche le origini, ricostruendo una linea della storia incontaminata. Gli storici non possono mai conoscere le origini, come direbbe Michel Desherteaux, e la storiografia pure si occupa sempre dello zero iniziale liminale. Ma siccome il fascismo era upstart, era un parvenu, diciamo così, i fascisti si percepivano come tali, il suo principale desiderio era giustificare il nuovo inizio con la pretesa di avere un'origine. E sappiamo molto, insomma, su questo la cosmologia, diciamo così, fascista si incentrava sulla riscoperta e la trasposizione dell'antica Roma in una dimensione metastorica, ma c'era anche un altro inizio che, come tutti gli inizi, era basata su un sacrificio. Ogni rito del fascismo, e su questo dico qualcosina nel paper, ma poi dirò altro, insomma, voglio ancora studiare su questo, in particolare prima che il fascismo giungesse al potere, era il simbolo di una nuova nascita della nazione redenta dal sangue dei martiri nella Grande Guerra o nella Guerra Civile o comunque nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, riportata all'originaria unità spirituale, al di là delle divisioni di classe, al di là delle altre divisioni che si erano incuneate nel corpo dell'Italia. Questo era tipico in particolare dei riti, dei funerali dei fascisti. Anche lì c'è un lavoro, diciamo, antropologico che sto facendo sul rito, sul significato del rito, ma è stato scritto anche altro da altri. Ok, allora, io sto per concludere. Nel fascismo, come pure, insomma, nel nazionalsocialismo, nel comunismo, questo anche per citare il lavoro con Harald ancora, la riscoperta di origini artificiali e promesse fantastiche di un futuro glorioso servivano a destabilizzare gli individui, la società nel suo complesso e a renderli più manipolabili. L'esperienza del fascismo così creò un divario crescente tra la realtà esistente e il futuro desiderato, che accresceva quindi il divario tra la prima e seconda realtà, first reality, second reality. Questa distinzione analitica fu originariamente proposta da Eric Voegelin, che ha introdotto negli studi il concetto di political religion, che poi è stato variamente usato, insomma, nei decenni, indica il modo in cui gli esseri umani iniziano a rifiutare la percezione della realtà in condizioni di crisi, proiettando fantasie e realtà immaginarie sull'esistenza quotidiana, sviluppando così una coscienza selettiva che può attirare sempre crescente attenzione da parte di gruppi sociali più ampi. Nel caso del fascismo l'obiettivo era di mantenere appunto questo senso di movimento con il vitalismo dell'italianità e poi l'individuazione costante del nemico e poi ampliando i territori.
Il tempo e la temporalità, i principi di rappresentazione e la perpetuazione di sentimenti negativi di ostilità e paura impedirono la pacificazione delle relazioni sociali e la costruzione creativa, calma, lungimirante della realtà sociale. Questo è quello che fa un'autorità carismatica, secondo Max Weber. E da questo punto di vista il fascismo contraddiceva, e chiudo con una citazione di Voegelin, the oldest wisdom of mankind concerning the rhythm of growth and decay, which is the faith of all things under the sun. Grazie.